anche oggi vi porto sul set con me. Faremo qualcosa di particolare nelle riprese, qualcosa che di solito non si fa. Usciremo dalle regole per ottenere un risultato interessante da applicare in certi contesti. Vedremo comunque insieme tutto il processo lavorativo sul set per la realizzazione di uno spot di uno spremiagrumi a cui applicheremo questa tecnica. Ciao ragazzi, io sono Paolo Sabatini, fotografo e videomaker di professione. Realizzo principalmente spot pubblicitari che sono la mia specializzazione e la mia grande passione. Oggi realizzeremo delle riprese accelerate, un timelapse con un motion blur molto accentuato, tanto da creare una scia a tutto ciò che è in movimento, lasciando però perfettamente a fuoco e nitido tutto il resto. Ma questo lo vedremo in seguito più avanti. Ora iniziamo e montiamo il set. Andiamo! Incomincio a montare tutto il necessario, posizionando in modo veloce le luci con lo schema adatto al nostro shooting. Non preoccupiamoci per ora di impostare tutto con precisione, perché lo faremo in seguito. Utilizziamo un fondale bianco, in quanto il progetto dello storyboard prevede un ambiente leggero, luminoso e semplice e le luci assolutamente bianche calibrate a 5600 gradi Kelvin. Posiziono come da mia abitudine la main light dall'alto, a piena potenza, e il softbox senza griglia, illuminazione dedicata per lo sfondo e le luci laterali un po' arretrate per illuminare il soggetto. Su questo set utilizzeremo un po' meno di 400 watt, sopra montata su uno strip 30x120 ci sarà una torcia da 150 watt a piena potenza, sul fondo invece due tubi Nanlight 30X con una potenza di 70 watt ciascuno. Ai lati invece metteremo due torce da 60 watt con parabola sparata sui pannelli diffusori. In alternativa potrei utilizzare dei softbox, ma in questo modo, come vi ho già raccontato in altri video, ho la possibilità di variare e gestire la luce in modo più preciso. Questo è il soggetto che andremo a riprendere per fare lo spot. Bene, ora chiudiamo tutto in modo che le luci esterne non interferiscano sul set. Accendiamo le luci e incominciamo a regolare la posizione e l'intensità. Ora che abbiamo finito di preparare il set e messo a posto le luci un po' meglio, iniziamo a posizionare e pulire i nostri oggetti sul set in modo da incominciare a impostare la prima inquadratura. È arrivato il momento di regolare l'illuminazione in modo preciso e ottenere l'esposizione perfetta. Ecco come lavorano le luci laterali con l'utilizzo dei pannelli diffusori. Decentrando le torce si creano delle sfumature di luce e non vedrete la forma del softbox riflesso. Incomincio a fare delle prove con lo spremiagrumi per capirne il funzionamento e i tempi necessari per le riprese. Qui c'è poco da dire, preparo la composizione del set, per cui adesso guardate queste immagini e ci vediamo tra un attimo. Ho quasi finito di impostare il set, di preparare tutto e tra un attimo incominceremo a mettere a posto la fotocamera per creare quell'effetto scia. Eccoci qua, ora prepariamo la camera per creare l'effetto scia. Come prima cosa utilizzeremo un filtro ND in modo che potremo poi utilizzare dei tempi di esposizione molto lunghi. In pratica ci dimentichiamo della regola dello shutter al doppio degli FPS, impostiamo tempi molto lenti, chiudiamo tutto il filtro ND e impostiamo la fotocamera con un movimento rapido da 3 fotogrammi al secondo, l'ISO al minimo e il diaframma abbastanza aperto. Questa è la scia che si crea, in seguito poi in post andrò a rallentare la clip visto che abbiamo fatto un timelapse. Mi sono cambiato perché sarò io il personaggio all'interno del video. Tutto pronto? Iniziano le riprese della prima clip con il taglio dell'arancia e la prima fase del gesto che metterà l'arancia dentro lo spremiagrumi.
Tutti i miei movimenti avranno la scia, mentre lo spremiagrumi sarà perfettamente a fuoco e nitido. Prepariamo la nuova inquadratura con un punto di vista diverso, più da vicino e un po' più dal basso, perché ora il focus si sposta completamente sullo spremiagrumi e lo vogliamo anche un po' enfatizzare. Ora creiamo le clip necessarie a descrivere l'utilizzo dello spremiagrumi. Il mio viso è fuori dall'inquadratura, per cui posso tranquillamente seguire le riprese sul monitor girato verso di me. Aggiungiamo una luce utilizzando un diffusore. Posizioniamola molto vicino, sul lato e da dietro, in controluce, per illuminare e dare corpo al succo d'arancia. Ora che l'inquadratura è molto stretta, ne approfitto per avvicinare le luci migliorandola nei dettagli, perché se fosse lontana risulterebbe un po' spiattellata. Questa è la ripresa più semplice e più stupida, ma per il cliente è molto importante far capire che si ricarica con l'USB e non si collega normalmente alla rete elettrica. Siamo alla ripresa finale, dove il piano lo posizioneremo sopra un piatto rotante che con l'aiuto del motore elettrico renderà il movimento del loop molto fluido. Guardate come le luci sono posizionate diversamente. A sinistra un po' più lontana dal pannello diffusore e rivolta verso la camera, quella di destra più vicina e rivolta verso il fondo. Quindi prepariamo la composizione e l'inquadratura per l'ultimo set. Appena tutto è pronto, tagliamo le arance e lo facciamo alla fine per evitare che si secchi la superficie dell'arancia. Eventualmente pennellare con dell'olio per evitare che questo problema avvenga e avere più brillantezza. Le riprese sono terminate, ora passerò al montaggio che non vedrete, non perché sia un segreto, ma perché ritengo di non aver niente da farvi vedere di interessante. Spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre mi auguro che vi possa essere utile, non tanto per essere copiato, ma per essere di ispirazione alla vostra creatività. Mi sento di darvi un consiglio: tutto ciò che vedete imparate, se ne fate una semplice imitazione non farà di voi un buon professionista. Ma studiate e studiate bene tutto ciò che vedete e rendetelo personale, rendetelo vostro, invece di usare come tutorial i contenuti che trovate in giro. Solo creando un vostro stile diverso da tutti gli altri riuscirete ad essere sempre pienamente soddisfatti del vostro lavoro. Adesso vediamo lo spot finito, così che visualizzerete tutto il lavoro che avete visto fare oggi. Ovviamente, se questi contenuti vi sono piaciuti, vi chiedo di supportarmi mettendo un like e iscrivendovi qui sotto al canale e attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi video. Ciao, alla prossima!